giovani ragazze sudamericane che venivano fatte prostituire con tariffe che oscillavano tra i 50 e i 100 euro a prestazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Filignano in un appartamento di Pozzilli. L'attività di prostituzione, stando a quanto accertato dai militari, avveniva tutte le ore del giorno e della notte con decine di clienti provenienti da altre province. Due persone sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in quanto gestori, seppure con ruoli diversi, dell'attività illecita. Si tratta di un quarantenne isernino e di una trentenne della Repubblica Dominicana. I carabinieri di Filignano, in collaborazione con i colleghi di Venafro, hanno fatto irruzione nell'appartamento eseguendo una perquisizione durante la quale è stato rinvenuto e sequestrato materiale ritenuto di alto interesse investigativo. Le speranze per il futuro dei lavoratori dello zuccherificio di Termoli sono legate all'esito dell'incontro in programma per domani al Ministero dello Sviluppo Economico e probabilmente nell'attesa di avere a disposizione maggiori elementi per poter discutere la vertenza è slittato il vertice che doveva tenersi ieri in prefettura. I cancelli dello stabilimento saccarifero termolese sono chiusi ormai da 12 settimane, tempo durante il quale i lavoratori sono rimasti in presidio dinanzi allo stesso stabilimento in attesa di avere risposte chiare sul loro futuro. Resta legato all'appuntamento di domani al Ministero dello Sviluppo Economico anche il discorso sulla mobilità per i lavoratori. Sarà siglata domani 14 dicembre presso il nuovo plesso scolastico di Pozzilli la convenzione tra il Comune, l'Istituto Comprensivo Leopoldo Pilla e la Fondazione Neuromed. Quest'ultima, mediante la convenzione che sarà firmata domani mattina, si impegnerà a fornire alla scuola consulenze sanitarie come visite fisiatriche, neurologiche, oculistiche e cardiologiche, nonché a promuovere seminari che coinvolgano gli studenti. Ad annunciare l'iniziativa è stata la sindaca di Pozzilli, Stefania Passarelli. Nuovi incontri per il progetto Questo non è amore, mediante il quale la Polizia di Stato ha inteso fornire, mediante azioni di sensibilizzazione e informazione, ulteriore impulso ed efficacia all'azione di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza di genere. Nell'ambito di tale progetto, la scorsa estate, il camper della Polizia ha fatto tappa nelle piazze di numerosi comuni della provincia di Campobasso, incontrando centinaia di persone. Ora l'iniziativa si sposta nelle scuole. Si è infatti tenuto il primo dei due incontri previsti presso il liceo statale Giuseppe Maria Galanti di Campobasso. Gli agenti della questura del capoluogo hanno parlato agli studenti e si sono confrontati con loro sul tema della violenza sulle donne. Entra nel vivo a Frosolone il ricco programma previsto per le festività natalizie. Dopo il successo riscosso dalla seconda edizione di Per le vie del Borgo il 9 e il 10 dicembre scorsi, che ha visto il centro storico di Frosolone invaso da numerosi visitatori, si prosegue sabato 17 con la tradizionale tombolata organizzata dal gruppo scout presso l'ostello della gioventù. Sempre sabato è in programma nei locali della scuola elementare il convegno dal titolo Appunti di prevenzione sismica, dalla conoscenza del territorio alla sua messa in sicurezza, promosso dalla locale Proloco. Si chiama invece Il brigantaggio e la questione meridionale, l'incontro con lo scrittore Pino Aprile che si terrà il 22 dicembre sempre presso la scuola elementare di Frosolone, mentre il 21 andrà di scena il concerto di Natale Joy to the World presso la chiesa di Santa Maria Assunta.